Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo. Benvenuti nella Pineta degli Italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro. Per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone. Alla ricerca dell'identità italiana in America Latina. Buongiorno San Paolo. L'Italia è qui. Si parte. Questo episodio è stato realizzato da Buongiorno San Paolo insieme con Italica, Viva Toscana e il Museo de Medici di Firenze. Buon ascolto per chi ci segue su Spotify e buona visione per coloro che seguono YouTube. Buongiorno cari amici e care amiche d'Italica, mi sentite bene? Mi vedete bene? Mi ouvem bem? Mi scutam bem? Ok, benissimo, buongiorno, grazie per la vostra presenza. Questa è la prima live di una miniserie in due puntate dedicata alla storia dei medici. Oggi capiremo da dove provengono, come si sono arricchiti e in quali campi hanno esercitato il loro potere. Conoscere la storia di questa famiglia ci consentirà di conoscere meglio la storia di Firenze e ovviamente la storia d'Italia, dato che questa è stata una delle famiglie più influenti nella storia della penisola e possiamo dire dell'umanità. Hoje, pessoal, vamos conhecer melhor a história da família Medici, uma família muito poderosa, muito influente na história de Firenze, na história da Península Itálica e, podemos dizer, na história da humanidade. Me ouvem bem? Ok, todos a postos? Maravilha, muito bem. A influência dos Medici durou muitos séculos e ha coinvolto molti personaggi in una trama che avrebbe tutti gli ingredienti di una serie TV. Sesso, potere, tradimenti, politica, religione. Beh, non a caso è stata creata una serie sui Medici, una bellissima produzione italo-britannica disponibile anche su Globoplay. Então, pessoal, para quem está no Brasil, vocês depois, se si interessarem, com certeza vão se interessar, acompanhar, seguir essa série fantástica, uma produção italo-britannica que está disponível na Globoplay. Muito bem, vocês sabem, pessoal, que eu amo história, procuro sempre preparar conteúdos especiais como esse, mas claramente eu não sou capaz de fazer isso tudo sozinho. Io conto sempre sull'aiuto degli altri professori che compongono la squadra italica e anche sull'aiuto di invitati speciali. La live di oggi, per esempio, è stata ideata da un mio caro amico che probabilmente conoscete già. Lui è uno dei fondatori di Buongiorno San Paolo, il podcast degli italiani in Brasile e America Latina, Alessandro Gaini. Ciao Alessandro, buongiorno. Ciao Darius, ciao, buongiorno a tutti. Come state? Come stai Darius? Tutto a posto, tu come stai Ale? Tutto bene, veramente un grande piacere essere insieme di nuovo per raccontare un po' la nostra storia, no? La storia d'Italia e di Firenze in particolare oggi. Benissimo, allora vi dicevo, no, che Ale è uno dei fondatori di Buongiorno San Paolo, il podcast degli italiani in Brasile e America Latina. Ragazzi, se imparate l'italiano e volete praticare l'ascolto attraverso delle storie interessantissime raccontate da personaggi di rilievo dell'universo italo-brasiliano, mi raccomando, non perdetevi le puntate di Buongiorno San Paolo. Eccovi il link. Então, para quem aprende italiano, esse é um material, pessoal, fundamental. Acompanhar Buongiorno San Paolo, sigam no Instagram também, para vocês poderem ouvir o podcast. E não é, Ale? Muitas pessoas que estudam italiano usam Buongiorno San Paolo também para praticar, não é mesmo? Usa muito, porque claramente os episódios são em italiano, né, de italianos genuínos, então, assim, muito histórias comuns, histórias de todo dia,
E também, às vezes, sai episódios em português, né? Contando outras histórias de ítalo-brasileiros e dessa grande família que é Itália e Brasil, né? Sim, sim. Ale, dimmi um pouco, dove sei? Io sono al Museo dei Medici che si trova a Firenze, l'unico museo dei Medici dedicato alla famiglia più importante di Firenze e probabilmente una delle famiglie più importanti del Rinascimento italiano. Siamo nel centro storico di Firenze, a pochi passi dal Duomo di Firenze, e racconteremo oggi la storia incredibile di una famiglia che ha fatto il brutto e il bello della storia di Firenze, ma più il bello chiaramente, con intrighi politici, arte, cultura, letteratura. È una storia incredibile. Quindi oggi parleremo con il direttore Samuele Lastrucci, che avremo ospite, e poi abbiamo una carissima amica ospite con noi che... Sì. Se vuoi presentare. Bene, allora chiamiamo gli altri invitati di questa live. Diamo il benvenuto a Babi o Babi, autrice del blog Viva Toscana e guida turistica specializzata per il pubblico brasiliano. Buongiorno Babi, benvenuta. Apri il microfono. Sì. Ecco, io? Adesso ti sentiamo. Bene, bene. Buongiorno a tutti, dicevo. Obrigada pela... Ah, italiano. Grazie dell'invito di Ale e Darius per partecipare di questa live molto speciale sulla famiglia Medici. Sono veramente molto contenta di essere qua. Bene. In Brasile la chiamiamo Babi. In È Italia ti chiamano tutti Babi, vero? Sì, sì. E io faccio un po' di confusione. A volte ti chiamo Babi, a volte Babi. Mi va bene entrambi. Sì. Pessoal, então lembre-se, né? Falamos do Alessandro, do trabalho que o Alessandro desenvolve. Eu gostaria de falar também do trabalho da Babi Campanaro. Assim que for possível retomar as viagens internacionais, eu aconselho vocês vivamente de fazer um tour pela Toscana com a Babi, que é incrível. Conhece a região como il palmo delle sue mani, como a palma das suas mãos. Eu tive Não a oportunidade. É fácil. É, que é grande e rica a Toscana. Nós já estivemos juntas aqui. Sim, eu tive a oportunidade de fazer esse tour com a Babi. Realmente aconselho para todo mundo. A gente tem vídeos com a Babi também que vocês podem acompanhar no canal da Itálica. E se vocês quiserem conhecer melhor o trabalho dela, esse é o site vivatoscana.com.br e também tem o Instagram. Depois eu vou passar aqui todos os perfis. Correto, Babi? Correto, perfeito. Adorei a tua introdução sobre a família Médici. Perfeito, até falou da série TV, que foi muito bacana, a reconstrução que fizeram da família em 1400. Inclusive, hoje no Instagram eu publiquei uma curiosidade sobre a série, que era os cenários que foram usados na Toscana para fazer a série, que nem sempre eles estiveram em Florença. Eles rodaram um pouco a Toscana toda para usar edifícios, de repente, parecidos com os de Florença, mas em outras cidades. Perfeito, muito bom, legal. Então depois acompanhem lá no Insta Viva Toscana. E infine diamo il benvenuto a Samuele Lastrucci, direttore del Museo dei Medici. Buongiorno Samuele, grazie per buongiorno, la disponibilità. Buongiorno Darius, buongiorno a tutti. E non ti sentiamo Samuele, voi sentite Samuele? No. Si è bloccato. Ecco, adesso ci sei. Io vi sento meravigliosamente. Adesso ti sentiamo bene. Riuscite a sentirmi? Sì. Bene, vi stavo dando il benvenuto. Sono molto contento di avervi ospiti tutti qui al museo, di avere un pezzo del Brasile ospite in Palazzo di Sforzalmeni. Speriamo che questa chiacchierata possa suscitare grande curiosità nei confronti della città di Firenze, della sua storia e dell'Italia tutta. Bene, grazie per la disponibilità, Samuele. In questo momento ci stanno seguendo circa 250 persone. C'è spazio per tutti nel museo, Samuele?
Sì, certo. In questa forma digitale c'è spazio veramente per centinaia di persone, malgrado in verità il museo debba in questo periodo osservare la contingentazione del pubblico a causa della pandemia, però è bello che queste forme, di remote e digitali ci permettano invece di avere un pubblico vastissimo. Bene, Samuele, intanto che Ale ci fa vedere velocemente le stanze del museo, ci potresti raccontare la storia del Museo de' Medici? Il museo è un progetto molto giovane perché nasce dal basso, un progetto organizzato da una startup giovanile della quale io sono il capo e nasce nell'estate 2019, un anno importante per la famiglia Medici perché fu il doppio cinquecentenario di Cosimo I e la regina Caterina de' Medici. Il museo nasce proprio con quest'idea. Restituire alla fruizione pubblica uno spazio medicio, che è questo palazzo, come si diceva, a pochi passi dalla cupola del Duomo di Firenze, e uno spazio che possa ospitare una collezione di opere d'arte, ma anche documenti, cimeli originali, tutti quanti legati alla famiglia Medici. Si tratta di una collezione privata, quindi opere che appartenevano a collezioni di privati e quindi non erano visitabili per il pubblico, non erano esposte al pubblico da tantissimi anni. Quindi la nostra operazione consiste proprio in questo: rintracciamo nel mondo cimeli e testimoni della storia medicea, li raccogliamo e li rendiamo usufruibili per la fruizione pubblica, a illustrazione della storia della famiglia Medici. Siete già aperti al pubblico? Siamo aperti al pubblico, da domani in realtà il museo aprirà i suoi portoni senza l'obbligo di prenotazione. Fino ad oggi avevamo questo vincolo, da domani il museo riaprirà la sua biglietteria su Via dei Servi e quindi davvero ci auguriamo che tanti visitatori possano tornare a riempire le nostre sale. E quali sono i giorni e gli orari di apertura e quali le tariffe, Samuele? Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. Il biglietto intero ha un costo di 9 euro, il biglietto ridotto di 5 euro. Ok, e ho saputo che in questo periodo in cui siete dovuti rimanere chiusi avete creato una modalità di supporto al museo che consiste nell'acquisto anticipato di biglietti, giusto? Sì, naturalmente sul nostro sito internet è possibile acquistare i biglietti del museo anche facendo una prenotazione con largo anticipo e poi abbiamo elaborato un sistema di conferenze, videoconferenze, che possono essere acquistabili scrivendo al nostro indirizzo email, appunto per rimanere vicini ai visitatori o ai potenziali visitatori, continuando la nostra missione di divulgazione culturale. Benissimo. Pessoal, sta dando per accompagnare. Então, Samuele comentou, né, que o museu agora realmente, a partir de amanhã, reabre de forma, né, mais ampla para o público. E falou um pouco dos horários, dos dias de abertura, das tarifas. E a propósito das tarifas, eu soube, e o Samuele acabou de explicar que é isso mesmo, que durante esse período em que o museu teve de ficar fechado por conta da pandemia, criou-se uma modalidade de suporte ao museu que consiste na compra antecipada de ingressos. Então, caso vocês tenham em mente ou simplesmente ajudar o museu ou de um dia de fato ir a Firenze e visitar o museu, é possível, através do site, comprar um ingresso antecipado, de modo que vocês auxiliam o museu nesse momento em que atravessou um período com as portas fechadas, e aí, quando vocês puderem ir para a Itália, poderão visitar e fazer todo o tour do museu, além também da possibilidade de compra de videoaulas sobre o museu, sobre a família Medici, que vocês encontram todas essas informações no site que está aqui embaixo, né? museudemedici.com. Babi, volta aqui. Pronto. Babi, para a gente começar a live, e como tem pessoas de também que estão começando a estudar italiano, pessoas que ainda estão, né, no começo do percurso de aprendizado,
Você poderia resumir para a gente um pouco a história, antes da gente entrar nos detalhes e nas perguntas que a gente vai fazer para o Samuele? Tem que abrir o microfone. Ecco, pronto. Acho uma ótima ideia. Assim, eu faço em português para facilitar um pouco a compreensão de todos que ainda não têm o domínio 100% do italiano, mas depois o Samuele vai entrar nos detalhes de todos os membros da família Médici. Mas uma introdução geral, porque já vi que teve gente aqui perguntando quem foi a família Médici, quem são os Médici, né? A gente pensa nos Médici já pensa neles como grão-duques da Toscana, como nobres que governaram essa região da Itália. Nós estamos no centro da Itália, a Toscana é uma das regiões da Itália, como se fosse um estado. Mas a família Médici não surge como da nobreza, eles não são nobres, eles vêm de origens, inclusive, humildes do interior da Toscana, nem de Florença eles eram. Eles vieram de uma área chamada Mugello, que fica ao norte de Florença, é uma área que fica entre Florença e subindo para Bolonha, vamos dizer assim, para vocês se entenderem geograficamente. Então, uma família do contado, do campo, que chegou em Florença provavelmente em 1200, durante o século XIII, mas que sempre trabalhando com o comércio e posteriormente como banqueiros, sempre se entrelaçaram com a política da cidade. Então eles sempre tiveram algum tipo de cargo importante dentro da organização política da cidade. E com o tempo, esse poder cresce a ponto de eles chegarem ao máximo do cargo de poder, que é o duque de Florença e, posteriormente, grão-duques da Toscana. Então, essa família de comerciantes viram banqueiros como uma consequência da atividade de comércio. A base da economia em Florença era essa, já em 1200, 1300. Florença era uma cidade muito rica, muito importante, do ponto de vista internacional da Europa. Florença era uma das cidades maiores da Europa. Tinha cerca de 100 mil habitantes, e isso, na Idade Média, era muito grande. Imagina, Paris devia ter cerca de 200 mil, Florença era maior do que Londres. Então, era uma cidade já importante, já rica, com muito comércio de tecidos como lã, seda, que chegava aqui de um modo grezzo, de um modo, alguém me ajuda como é que se fala essa palavra, que é crua, como é grezzo? Grezzo é um tecido simples e era elaborado, enriquecido com detalhes e depois eles vendiam esses tecidos para todas as cortes europeias. E é esse mundo muito rico que trabalhava com só artigos de luxo, não só tecidos, mas depois também ouro, pedraria, propiciou a formação de tantos bancos. Imagina que no início de 1400 existiam cerca de 72 bancos em Florença e depois de 50 anos esse número caiu para 33, mas é muito mesmo assim, né? Então, onde tem banco tem muito dinheiro. E os Médici foram um desses banqueiros que se destacou de todas as outras famílias da época, como a família Pazzi, a família Albizzi, e esse poder, essa riqueza, acabou se transferindo no poder político da cidade de um sistema que foi chamado de criptomonarquia. O que é uma criptomonarquia? Uma monarquia escondida, uma monarquia não oficial. Então, durante 1400, durante esse século, os Médici, eles governam Florença sem terem um título de duques de Florença. Eles ainda não eram duques, eles eram uma família muito rica de banqueiros, muito poderosa e influente. Não só em Florença, mas em toda a Itália e Europa, reconhecida internacionalmente. E eles conseguem, com seus jogos de favores, de presentes, eles governam a cidade do jeito que eles querem. Foi só a partir de 1532 que eles ganharam os títulos de duques de Florença. E depois, posteriormente, grão-duques da Toscana. Então, esses Médici, por exemplo, que estão aqui atrás de mim, são todos da parte do grão-ducato, né? Mas antes, nós estamos falando da época do Cosimo o Velho, Piero il Gotoso, Lorenzo Magnifico, que é talvez um dos nomes mais conhecidos da família Médici. Depois teve o seu filho, Piero il Falto,
que não foi muito feliz nas suas escolhas políticas e acabou gerando o exílio da família Médici. E depois, quando eles retornam como grão-duques, como duques de Florença com Alessandro I. Então, essa primeira parte, que é o Cosimo Velho e o Lorenzo Magnífico, que são as duas figuras mais conhecidas e que, inclusive, eles retratam no seriado que você comentou, Darius, é a parte que eles ainda não são duques, ok? Quando, para vocês entenderem, porque os Médicis, eles repetem muito os nomes, Cosimo, Ferdinando, Lorenzo, tem muitos. Então, quando eles começam a usar os números, Cosimo I, Cosimo II, Ferdinando I, Ferdinando II, é porque ele se trata já de depois de 1500, quando eles já são grão-duques. Antes, eles recebem esses apelidos, o Magnífico, o Velho, il Falto, que é o Sem Sorte, seria essa a tradução, para ajudar a identificar esses personagens. Não, então, não é sobrenome. Magnífico não é sobrenome. É um adjetivo usado para identificar o Lorenzo e diferenciá-lo de tantos outros Lorenzos que tem. E, passando para 1500, a família Médici ficou no poder da Toscana até 1737, com a morte de Gian Gastone, que foi o último dos Médicis, que morreu sem deixar herdeiros. Os seus irmãos também não tiveram filhos, e assim sendo, a dinastia morreu nessa geração. Então, são aí 3 séculos de poder em Florença, no total. Perfeito, Babi, obrigado. Vocês nos ouvem? Sim? Ok. Bom, então, um resumo inicial para a gente abordar a história e compreendê-la de forma geral, a história dos Médici. E agora vamos partir, então, para as perguntas para o Samuele. Ale, quando você quiser. Exato, vamos lá. In italiano, chiaramente, con Samuele. Allora, intanto mi sono spostato, ho cambiato sala, siamo nella sala delle origini adesso, perché siamo qui che cominciamo a raccontare la storia dei Medici, appunto dopo il riassunto di Babi, che appunto ha raccontato brevemente il successo di questa famiglia. Ma Samuele, raccontaci un po', i Medici arrivano dal Mugello, abbiamo detto, cominciano ad avere successo con il commercio, con le banche, già nel 300 hanno delle cariche importantissime della Repubblica Fiorentina. Quindi spieghiamo anche che cos'era questa Repubblica Fiorentina e cosa facevano i Medici nella Repubblica Fiorentina, come erano visti, diciamo, si chiamavano i signori di Firenze, ma cosa vuol dire essere i signori di Firenze? Dunque, caro Alessandro, la nostra Babi è stata veramente bravissima. Io ho colto qualcosa dal portoghese, ma quanto basta per capire che ha fatto veramente un'introduzione meravigliosa. Bravissima Babi. Sostanzialmente è proprio così. Noi non sappiamo per l'esattezza se la famiglia Medici provenga dal Mugello. Noi abbiamo la certezza che la famiglia avesse dei possedimenti, dei latifondi, quindi esistevano delle proprietà della famiglia Medici già dal 300 in quelle campagne a nord di Firenze. Dunque è una facile deduzione pensare che siano di originari di quelle zone. Tuttavia, già dal 200 noi abbiamo signori con il nome, con il cognome Medici che risiedono a Firenze. Come diceva Babi, non si tratta di nobili uomini, si tratta di privati cittadini, direi una classe borghese. La prima attività della famiglia è legata all'arte della lana, cioè commerciavano tessuti. E questa loro attività li ha resi sempre più ricchi e influenti. È vero anche che hanno avuto delle cariche all'interno di quello che era
il sistema di governo della città di Firenze, ovvero la Repubblica. Noi dobbiamo sapere che appunto per tutto il 300, ma anche per tutto il 400, il grande periodo del Rinascimento, no? La nascita del Rinascimento e dell'umanesimo è legata a un periodo istituzionale a Firenze che è repubblicano. Una Repubblica quindi che nasce da quello, dal retaggio del comune medievale, naturalmente, che coinvolgeva anche Firenze. È una Repubblica con delle cariche brevissime, cioè la durata di un incarico, di una magistratura, è veramente brevissima. C'è un ricambio continuo, mensile, oserei dire, di tutti. Anche i membri della famiglia Medici ebbero dei ruoli all'interno di questa struttura governativa. Però questo non ci deve stupire, cioè non dobbiamo... dicendo sì, i Medici hanno avuto tante cariche nella Repubblica, immaginarceli come protagonisti della scena politica. Non è così, era una cosa abbastanza comune che una famiglia di classe borghese come quella dei Medici del 300 prendesse via via parte a questa struttura, a questo meccanismo di assemblee democratiche che dovevano gestire gli affari di Firenze. E dunque è questo il ruolo della famiglia, un ruolo in realtà molto privato. E privato rimarrà almeno fino a Giovanni di Bicci, un personaggio della famiglia Medici della fine del 300, è un signore che si occupa dell'arte della lana, come dicevo, ma oltre alla mercatura decide di imparare dallo zio Vieri de' Medici una nuova attività, è il banco, è l'arte del cambio, il cambiavalute. Era un'attività che inventano i Medici? Assolutamente no. Una generazione prima dei grandi banchieri Medici, infatti Firenze aveva visto protagoniste altre famiglie a operare in questo settore, per esempio penso ai Peruzzi o alla famiglia Bardi. Anche. Poi c'era stata una grande crisi economica legata alla guerra dei cent'anni, un prestito enorme che queste famiglie avevano fatto al re d'Inghilterra e che lui non aveva mai saldato. Dunque ecco i Medici come nuova generazione con Giovanni di Bicci iniziano questa attività. L'attività li porterà davvero molto lontano. Bene, bene, bene. Samuele, ci puoi parlare un po' delle origini di Firenze? Cioè, è sempre stata un centro economico, culturale, politico o invece ha avuto origini più umili, diciamo così? Firenze non è una città con quella centralità di altre grandi città italiane, come per esempio ovviamente Roma. Firenze è una città che noi sappiamo essere inurbata come... dai Romani già nel 59 avanti Cristo, quindi viene suddivisa la città nei quadranti tipici delle suddivisioni delle città romane. Ancora oggi rimane il centro della città romana segnato da una colonna con una statua in Piazza della Repubblica oggi, e dunque ecco, le origini non sono nemmeno così antiche come la vicina Fiesole, che invece era stata legata ovviamente alla civiltà etrusca. La città di Firenze poi vive nel Medioevo quella conflittualità interna estremamente profonda legata alle fazioni di Guelfi e di Bellini, a queste fazioni ovviamente che sono note ai più per la vicenda dantesca anche. Siamo nella Firenze del basso Medioevo, quando Dante appunto viene esiliato a motivo proprio di queste rivalità interne. I Medici in questo contesto, che esistono a Firenze e non hanno nessun tipo di protagonismo nei giochi politici, tuttavia noi sappiamo che quei Medici, proprietari di case torri, dobbiamo immaginarci una Firenze un po' più come San Gimignano, piena di uno skyline di torri medievali, ecco, in quella Firenze i Medici erano guelfi neri.
Dopodiché, naturalmente, come dicevo, arriva la stagione della Repubblica. Una cosa curiosa è che Firenze, man mano che si espande, man mano che conquista, diventerà la cosiddetta dominante rispetto a tutte le città limitrofe della Toscana. Dobbiamo sempre tenere a mente che un simbolo è rimasto ed è il Palazzo Vecchio. Noi oggi lo chiamiamo Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria, ma quello è il palazzo del governo da praticamente sempre. E anche Cosimo I, che sarà poi granduca della famiglia Medici e deciderà di operare grandi restauri all'interno di questo palazzo, tuttavia sceglierà di non toccare l'esterno del palazzo. E questa è una scelta ponderata. Lui voleva che quest'immagine ormai impressa di potere, di governo, dall'epoca del comune medievale, rimanesse intatta. E così lo è ancora oggi, dopo tantissimi secoli. Ale, secondo te si potrebbe fare un parallelo tra San Paolo e Firenze? Guarda, il parallelo si può fare anche perché sappiamo che San Paolo ha avuto delle famiglie italiane, no? come i Matarazzo, che hanno influenzato molto la vita economica della città e anche politica, sociale, no? Quindi possiamo sì azzardare un parallelo tra Matarazzo e i Medici. I Medici, Samuele, hanno fatto tanto per Firenze, no? Quindi grazie al loro successo, quindi alla loro economia, hanno cominciato anche a sponsorizzare delle committenze, hanno cominciato a fare impresa ma anche arte, architettura. Per esempio l'opera del Duomo è un'opera voluta dai Medici per dimostrare, diciamo, il potere di Firenze, il potere economico di Firenze. Allora, dobbiamo assolutamente tenere di conto che Cosimo il Vecchio, il figlio di Giovanni di Bicci, che eredita quindi questa piccola banca, la renderà la banca più importante d'Europa nel giro di pochi anni. Cosimo il Vecchio aveva filiali a Venezia, Napoli, Roma, ma anche a Brugia, Avignone, Londra, una banca capace di fare prestiti ai papi di Roma come ai sovrani d'Inghilterra. Questa è la vera forza della famiglia Medici, cioè la loro ricchezza. Come diceva Bavi prima, la famiglia rimarrà in una condizione di privati cittadini che tuttavia riescono a influenzare in maniera determinante tutte le cariche e tutte le magistrature della Repubblica del 400. Lo fanno di nascosto, ecco perché il nome Cripto Signoria non è una signoria formale, non è un governo ufficiale, è un governo fatto di ingerenze. Tra queste ingerenze ci sono ovviamente tante operazioni volte alla conquista della benevolenza popolare, e pensiamo appunto alla copertura della cattedrale di Firenze, che già esisteva, come ci già accennava Alessandro, appunto l'opera del Brunelleschi, quest'opera veramente avanguardista e straordinaria, è finanziata completamente da Cosimo il Vecchio. E Cosimo poi si lega anche a tante altre committenze, il suo palazzo di città affidato a Michelozzo, il palazzo oggi si chiama Medici Riccardi, e poi il figlio farà decorare la cappella di questo palazzo, Piero il Gottoso, da Benozzo Gozzoli, e poi ancora il convento di San Marco, ma la basilica stessa di San Lorenzo, che poi diventerà la chiesa personale, potremmo dire, della famiglia Medici, fino alla fine, all'estinzione della dinastia. Dunque il loro è una strategia dei Medici del 400 estremamente ben avveduta. Loro sanno quello che vogliono ottenere, la benevolenza del popolo è la cosa più importante, e infatti muovendosi di nascosto e senza ostentare troppo in maniera prepotente il loro potere, riescono per esempio anche a superare l'esilio che viene combinato per il Cosimo il Vecchio. Cosimo il Vecchio sarà richiamato dalla folla acclamante e, come ci scrive Machiavelli, appunto sarà un trionfo dal quale poi segue tutta l'ascesa medicea, a partire dal nipote di Cosimo, appunto il magnifico Lorenzo. Vai Babi, vai. Grazie. No, volevo aggiungere una cosa, perché magari
ora la nostra concezione di arte è molto diversa da quella di allora. E per quel periodo l'arte era come una comunicazione, un mezzo di comunicazione e per dimostrare anche il potere. L'arte non era semplicemente un adobo da appendere sul muro, ma comunicava con la città e con il mondo. Quindi anche, per esempio, mi viene in mente Lorenzo il Magnifico, che utilizzava molto i suoi artisti come regali diplomatici e spargeva il Rinascimento e l'arte fiorentina in tutta la penisola. Quindi questa è una cosa interessante. E un'altra cosa che volevo ricordare a tutti è che stiamo in un momento dove l'Italia come paese non esiste. Stiamo parlando di ducati, regni, repubbliche. L'Italia viene unificata solo nel 1861, quindi avete anche questa cosa in mente. Bravissima. Guarda, approfitto, Babì, per far vedere il campo di battaglia di un'Italia che si faceva la guerra. Qui Samuele, se vuoi spiegarci, c'è una guerra fra Milano e Firenze, se non sbaglio. Siamo nel 1440 e finalmente si mette fine alla prepotenza dei Visconti di Milano. I Visconti avevano più volte tentato di invadere e di espandere il loro dominio sulla Firenze, sui domini della Repubblica Fiorentina. Questa è una riproduzione, un modellino in scala 1 a 60, quindi ogni soldatino che vedete dovete moltiplicarlo per 60 uomini, e combatterono tra Città di Castello e Anghiari. È una battaglia celeberrima, è una battaglia della Repubblica Fiorentina, però è una Repubblica, come dicevamo, che è influenzata pesantemente da Cosimo il Vecchio, che è tornato trionfale dal suo esilio. Questa vittoria fu poi celebrata ufficialmente dalla Repubblica Fiorentina incaricando un artista, ed ecco allora torna l'avvertimento di Babi: l'arte come instrumentum regni, come manifestazione del potere e della diplomazia. E allora sarà incaricato dalla Repubblica Leonardo da Vinci, niente meno, di dipingere affresco, anzi di affrescare una delle lunghe pareti del Salone delle Assemblee di Palazzo Vecchio, che poi sarebbe diventato il Salone dei 500. Purtroppo di questo affresco non rimane niente, sono state fatte tante ricerche e probabilmente l'ultima ipotesi è che non sia mai stato realizzato e che ci si sia semplicemente limitati a preparare i cartoni di questo grande affresco leonardiano perduto. Sì, quello che facevi vedere, Alessandro, è un momento cruciale. Da quel momento in poi Cosimo il Vecchio avrà la strada libera per la sua ascesa politica e sociale. Samuele, puoi approfondire un po' il rapporto tra i Medici e il papato? In questa battaglia specifica che ci faceva vedere Alessandro, i Medici sono alleati del Papa e il papato sarà uno dei primi obiettivi della famiglia Medici. Pensiamo che Lorenzo il Magnifico destinerà alla carriera ecclesiastica subito il secondogenito Giovanni. Giovanni sarà poi il primo Papa Medici. Questo è un risultato non indifferente. Dovete immaginare che avere un papa in famiglia cambia le cose. Il nostro Giovanni diventerà Leone X anche grazie al fatto che sua madre, cioè la moglie di Lorenzo il Magnifico, era una Orsini, cioè proveniente da un'aristocratica famiglia romana che contava già nel suo albero genealogico diverse porpore. Dunque, ecco, tutto un progetto, una pianificazione a monte. La famiglia si deve nobilitare, non sono solo borghesi, non sono solo banchieri, cominciano a combinare una serie di matrimoni che aiutino ad elevare il rango della famiglia, e poi arriva il primo papa. Purtroppo Giovanni diventerà Leone X, salirà al soglio Petrino dopo la morte del padre, che è avvenuta pochi mesi prima della scoperta delle Americhe, tra l'altro, nel 1492. Di Leone X chiederei a Alessandro di farci vedere due documenti straordinari che sono alle tue spalle.
Si tratta a destra, alla tua destra, di un breve pontificio. L'altro documento, Alessandro, ecco, eccolo, questo qua, è una pergamena manoscritta, originale, siamo nel 1516, dobbiamo immaginare la Roma di Raffaello, un momento straordinario. Questa è la legislatura di Leone, in fondo infatti il suo sigillo di piombo, eccolo qua sotto, che riporta la scritta Leo Papa X, è il nostro Leone X. Dall'altra parte un altro documento, forse ancora più raro, a segnare l'importanza di questo Papa non solo per la famiglia Medici, ma per l'umanità intera. Questo documento a stampa, vedete forse in cima lo stemma, l'arme medice alle palle dei Medici, questa volta però lo scudo sta davanti alle chiavi decusse con la tiara pontificia, è il Papa Medici. Questa è la vendita di una indulgenza. Le indulgenze venivano appunto vendute da Papa Leone, con questi soldi lui costruiva la Basilica di San Pietro. Ma questa pratica di dubbia moralità, quando arrivò la notizia di questa pratica in Germania, ecco un frate agostiniano di nome Martin Lutero che farà scaturire l'intera riforma protestante sotto il Papa Leone X. Dopo Leone X, che sarà il Papa che riporterà il dominio medice a Firenze, ecco un breve pontificato di Adriano VI e poi di nuovo un altro Papa Medici. Alessandro, se poi vai alla tua destra e dovresti riuscire a inquadrare i ritratti, sono incisioni del 6 e 700, qui vediamo Cosimo il Vecchio, il padre della patria, il capostipite, come vi dicevo, il grande banchiere, e poi al suo fianco il figlio Piero, ricordato come il gottoso, anche se in realtà la gotta era una malattia molto diffusa in tutta la famiglia, e poi il nipote giù nella teca, giù nella teca, Alessandro. Lo vediamo in questo libro, che è in inglese, perché è la prima vita scritta da Lord William Roscoe su Lorenzo il Magnifico, eccolo qua, che non solo era un abile diplomatico, ma anche un grande poeta. E poi l'ultimo ritratto che ci rimane è appunto quello di Giulio, figlio di Giuliano, fratello di Lorenzo Magnifico. Questo nipote del Magnifico e cugino di Leone X sarà il secondo papa della dinastia, Papa Clemente VII. Ed è proprio grazie a Clemente VII, o a causa, questo dipende dai punti di vista, che la Repubblica fiorentina finirà dopo così tanti secoli. Lui convincerà infatti l'imperatore Carlo V ad assediare la città di Firenze. Quanti sono stati i papi medici? In realtà sono stati tre i papi medici. Abbiamo ricordato Leone X, Clemente VII, che sono papi appartenenti alla prima fase medicea, sono entrambi figli dei due fratelli, Lorenzo e Giuliano, i due protagonisti della Congiura dei Pazzi. Mentre il terzo papa medici, che tuttavia è durato pochissimo, si chiamava XI al secolo Alessandro de' Medici, proveniva da un ramo cadetto della famiglia, per l'esattezza i Medici di Ottaiano. Babi, una pergunta. Ah, che fa, pode falar a você, depois eu vou fazer uma pergunta para você. Para lembrar, né, que ele falou sobre as indulgências, tem em português para ficar claro, as indulgências era a venda do perdão. Então, foi Leão X que começou com essa prática de dar o perdão através de pagamento, que não, seria com a intenção de financiar a construção de São Pedro. E foi como decorrência desse ato, que não era de comum acordo, que Martim Lutero depois iniciou a reforma, a contra-reforma. E a outra coisa que eu queria falar é sobre o Clemente VII, que foi quem conseguiu, através do imperador Carlo V, o título de duque para o seu filho, vamos dizer assim. Não sei se a gente vai entrar depois nesse assunto de Alessandro, parleremo poi de Alessandro magari, porque probabilmente era filho di Clemente VII, il Papa, e sarà il primo duca di Firenze con questo
titolo messo d'accordo con Carlo V. E cambia la storia dei Medici, no? Della famiglia. È lì che inizia poi. Giusto, Samuele? Sì, assolutamente è così. Il nostro Alessandro viene fatto passare dalla storiografia medicea come figlio di un nipote di Lorenzo il Magnifico, Lorenzo Guadurbino. Ma quello che hai detto tu è la verità. La verità è che il Papa aveva un figlio e questo all'epoca non deve tanto, ecco, sembrare strano. E il nostro Papa Clemente VII aveva avuto questo figlio con una schiava circassa. Dunque Alessandro de' Medici sarà un principe, il primo Medici ad avere un titolo nobiliare innanzitutto, e sarà un duca nero, di pelle nera. E questa è indubbiamente una rarità, naturalmente. Il nostro Alessandro sarà imposto con la forza a Firenze grazie ai soldati dell'imperatore Carlo V. E sarà un momento drammatico, siamo negli anni 30 del 500, ed è un momento drammatico perché l'assedio di Firenze porta alla distruzione dell'amata Repubblica e Alessandro dovrà muoversi tra i fiorentini sempre scortato dalle truppe spagnole di Carlo V, perché i fiorentini non lo amavano affatto. Questo titolo concesso, appunto quello di duca di Firenze, segna un drastico cambiamento. Lui in realtà viene imposto come duca, ma senza abolire la Repubblica. Poi di fatto lui diventerà un vero sovrano assoluto, un despota, un dittatore. Di lui oggi a Firenze rimane una grande fortezza, che è la fortezza d'Abbasso, la fortezza di San Giovanni. Oggi è famosa perché è un luogo di grandi manifestazioni, come la fiera della moda maschile Pitti Uomo. Ma all'epoca questa fortezza non serviva a difendere la città di Firenze, serviva a difendere l'integrità fisica di Alessandro dai fiorentini. Infatti i cannoni della fortezza sono puntati contro il centro della città. Quindi questo mi dà l'idea di quanto questo personaggio fosse malgradito. La vita e il regno del duca Alessandro dura pochissimo perché viene assassinato da un cugino, assassinato brutalmente, e dunque si apre un voto istituzionale. I fiorentini, gli ottimati fiorentini, sceglieranno di rivolgersi a un altro Medici, questa volta di un ramo collaterale alla famiglia principale che si era praticamente estinta. E dunque si cercherà un ragazzo che si possa manovrare, un ragazzo che si crede debole e che in verità invece si rivelerà non solo un ottimo duca, ma anche capace, un uomo capace di costruire uno stato moderno, lo stato della Toscana, conquistando anche i domini di Siena. Forse Alessandro ce lo puoi inquadrare perché vedo che si trova nella sala del 500. Esatto, mi sono spostato, dimmi pure. Eccolo, l'hai trovato, è il nostro protagonista del 500, è il secondo duca di Firenze, Cosimo I de' Medici, e sarà il primo granduca di tutta la Toscana, unificherà quindi l'intero territorio toscano. Questo è un olio su tavola del bellissimo di Agnolo Bronzino. Vedete questo giovane Cosimo qui ha circa 25 anni in armatura. Bellissimo. Tra l'altro, Samuele, scusami se torno sul primo duca, su Alessandro, non perché io mi chiami Alessandro, ovviamente, ma perché pensiamo che sia probabilmente il primo governante nero d'Europa. Probabilmente lo sì, è stato. Sì, è una... È una riflessione opportuna, effettivamente non è certo comune riscontrare nell'inizio del Cinquecento un sovrano con la pelle nera, in Europa chiaramente. In Europa, certo. Il fatto, come dicevo, è che un uomo talmente legato all'ambiente di Papa Clemente VII e quindi a quello di Carlo V, che la sua pelle passa sicuramente in secondo piano. Certo. Dobbiamo anche considerare che nella concezione del mondo dell'epoca non
esistevano così tanto le categorie come siamo abituati noi oggi con il nostro retaggio novecentesco. E quindi sì, questa idea forse turbava meno di oggi. Sicuramente il motivo per il quale odiavano Alessandro e Fiorentini non era certo il colore della sua pelle, sì, assolutamente. Era il fatto che aveva demolito tutte le magistrature repubblicane e dunque ecco la fine davvero di un istituto democratico, quello della Repubblica, e l'inizio di un dominio di antico regime, un dominio monarchico che è quello dei Medici. Certo. Comunque certo. È un'informazione fantastica. Devo dire che la storia di Firenze non smette mai di stupirmi, cioè non è un caso che sia stata una delle città più importanti d'Italia e d'Europa, no? È sempre stata all'avanguardia in qualche modo, no? Pensateci un po', in Toscana è nato l'umanesimo, il Rinascimento, poi salì al potere il primo governante nero e fu uno dei primi stati ad abolire la pena di morte, vero? Il primo stato Carlo Darius, se volessimo parlare dei primati legati alla famiglia Medici, davvero dovremmo fare una conferenza di qualche ora, perché sono tantissimi e in tantissimi campi diversi, dalla cucina al teatro, passando per la moda e per quant'altro. Sicuramente quello che hai detto tu è molto vero. La Toscana si distingue per tolleranza e per sensibilità artistica. Ovviamente la pena di morte che tu hai accennato viene formalmente abolita in Toscana grazie a Pietro Leopoldo, che è un granduca della Toscana, del granducato di Toscana, non appartenente alla famiglia Medici, ma appartenente a una dinastia successiva, gli Asburgo-Lorena. Tuttavia mi preme sottolineare che l'ultimo granduca di Toscana, Mediceo, quindi l'ultimo discendente di quei rami di sovrani che nasce con Cosimo I, cioè già Gastone di Medici, l'aveva già citato Babi, l'ultimo granduca di Toscana non effettuerà mai di fatto la pena di morte. Quindi già tra il 1723 e il 1737 la pena di morte è non formalmente, ma sostanzialmente abolita in Toscana. E questo veramente è un primato mondiale, è un primato ovviamente di diritti umani, è un primato anche di progresso sociale, civile, intellettuale. E chi se non i Medici, una famiglia con una sensibilità sopra dal normale, che li ha resi chiaramente immortali, poteva intuire anche questo primato. Fantastico. Certo. Babi, os Medici brasileiros têm alguma ligação com os Medici italianos? O pessoal perguntou aqui no chat, acredito que seja uma dúvida de várias pessoas, né? Tá fechado, Babi, o microfone. Não tem ligação, mas é uma coisa interessante que eu li sobre a família Matarazzo, que vocês tinham comentado antes e que eu fui reler um pouco a história da família. Realmente dá para fazer um paralelo muito interessante sobre Matarazzo e Medici. Claro que tem um gap de séculos muito grande entre eles, mas Francesco Matarazzo, que nasceu na Itália e chegou no Brasil, também no início era um comerciante muito humilde, de venda quase porta a porta, e dali ele criou um império, se tornando um dos homens mais ricos da Itália, do Brasil. E depois não tinha títulos de nobre, ele não era nobre aqui na Itália, mas fez as suas filhas se casarem com nobres italianos e conseguiu, junto do rei da Itália, comprar um título de conte. Então, é a mesma história, de fato, da família Médici, só que com 400 anos aí de diferença. É um paralelo muito interessante que eu nunca tinha feito e o Alessandro me fez pensar nisso. E prima, volevo aggiungere uma curiosità, che Samuele parlava delle guardie che accompagnavano Alessandro de Medici, non lui, qui a Firenze, e molti restavano sotto quella che oggi chiamiamo Loggia dei Lanzi,
e se le chiama, si chiama oggi così, l'ANSI viene dal nome di queste guardie dell'imperatore Carlo V, che era sempre attorno alla figura di Alessandro, che erano chiamati Lanzichenetti. Sì. Ma per questo si chiama Loggia dei Lanzi, figurati, cioè, Alessandro non è stato al potere per tanti anni, sono stati 5 anni, giusto, 5-6 anni, e questi 5-6 anni della guardia lì sotto gli ha dato il nome che dura anche 500 anni dopo, per vedere come è stata una cosa molto sentita dai fiorentini questa cosa. Un trauma, direi. Purtroppo la violenza in quegli anni imperversava. Firenze fu sotto attacco durante appunto gli anni 30 per l'assedio. Le truppe dei Lanzichenecchi circondarono la città di Firenze, come poi raffigura in un affresco bellissimo di Palazzo Vecchio il Vasari. E in quel periodo i fiorentini stremati, che volevano difendere la loro repubblica, giocarono a mo' di sfottò il calcio storico nella piazza di Santa Croce, e anche quell'episodio è rimasto eterno, un po' come il nome della loggia in Piazza della Signoria. Piazza di Santa Croce oggi è famosissima per la chiesa, ovviamente la basilica francescana dove dormono, riposano i grandi d'Italia, ma anche per la statua di Dante e per il calcio storico fiorentino, che ricorda ogni anno questo episodio in realtà drammatico legato all'assedio di Firenze. Calcio storico, para quem não sabe, é um jogo tradicional aqui de Florença, que tem origens que se perde no tempo, que até hoje eles jogam, mas na época dos Médici era muito mais popular, e é um jogo muito violento, que é uma espécie de futebol com boxe. Nós estamos no mês do calcio histórico, eu não sei ainda se vai ter junho, a gente está quase, né? Não, já estou em junho, está perdida no tempo. Não, a gente está em maio ainda. Junho tem o campeonato do calcio histórico, onde jogam os 4 bairros históricos de Florença, Santa Croce, Santa Maria Novella, Santo Spirito e San Giovanni, e eles fazem esses 3 torneios. E quando, em 1530, Florença estava sendo invadida pelo imperador Carlos V, os fiorentinos fizeram uma partida desse jogo para se mostrarem que eles não estavam muito preocupados com a invasão, com o ataque. Em italiano si direbbe a mo' di sfottò. Lui ha utilizzato questo modo di dire che io non avevo mai sentito, infatti. A mo' di sfottò, nel senso che non riconosciamo l'autorità, il potere che ci sta invadendo. E questo è un po' lo spirito fiorentino, vero Samuele? Toscano in generale, ma i fiorentini sono molto autonomisti, indipendentisti. Sì. Allora, grazie. Volevo ricordare che chiaramente il museo riapre, è un'esperienza bellissima per noi che siamo fiorentini e che conosciamo la nostra città. Immaginiamo per chi non è fiorentino, quindi per chi scopre questa storia per la prima volta. Quindi vi invitiamo a cercare sui social, sulle reti, il Museo dei Medici. Se volete appunto prendere un biglietto, lo potete fare attraverso PayPal, attraverso le modalità che sono anche scritte sul sito. Potete scrivere una mail e quando sarà possibile chiaramente avrete già il vostro biglietto. In più esiste questa serie che ha fatto Samuele, una video lezione, no, una serie di video lezioni che potete richiedere sempre via email a Samuele. Exato. Então, lembrando, pessoal, que é possível comprar os ingressos para o Museu de Medici de forma antecipada, né? Sim. Ainda não é possível viajar para a Itália, mas em breve será. Então, vocês podem comprar os bilhetes de forma antecipada. E aí, quando forem para a Itália, poderão conhecer o museu pessoalmente.
é uma forma também de dar um suporte ao museu que esteve durante todo esse tempo com as portas fechadas, agora que está reabrindo. Então, para nós é um grande prazer fazer essa live para divulgar o trabalho do museu. É, nós da Itálica, o Giuliano me mandou uma mensagem e acabamos de fazer uma doação de 100 euros para o museu. Então, é com grande prazer que a gente dá essas pintas para que recomece todas as atividades no museu. Quindi, Samuele, abbiamo fatto una donazione di 100 euro per dare una spinta a questo nuovo inizio. Grazie infinite. È importante per noi soprattutto poter sentire vicino il pubblico, perché siamo stati chiusi, siamo stati obbligati alla chiusura per oltre 6 mesi. Quindi potete immaginare una realtà così giovane come la nostra e tutte le spese che abbiamo dovuto sostenere per tutelare e proteggere le opere che noi custodiamo. Speriamo davvero, vi ringrazio di cuore per questa opportunità e spero di aver fatto nascere insieme a voi un po' di curiosità nei confronti di questa straordinaria famiglia. Oggi abbiamo parlato soprattutto dell'inizio della famiglia, abbiamo parlato di da dove vengono e quali sono stati i loro primi passi. Magari la prossima puntata, ora lo anticiperete voi, magari ci sposteremo verso i granduchi della dinastia. E allora ci vediamo fra 2 settimane, vero Ale? Sì, fra 2 settimane. Ok ragazzi, allora esatto. La prossima live da qui a 2 settimane. E Ale, di cosa parleremo nella prossima live? Tu mi hai detto che Samuele ci darà informazioni importantissime che riguardano i rapporti fra i Medici e il Brasile, il Sud America. Esatto, faremo una... Senza spoiler però. Esatto, sì, faremo diciamo un salto in Brasile partendo da Firenze, anzi da Livorno, dal porto di Livorno. Sarà una storia molto interessante. È una storia molto curiosa essa. Una storia molto curiosa, algo che acredito che la maioria delle persone non immagina, che liga giustamente la storia dei Medici con il Brasil. Vamos falar na próxima live daqui a 2 settimane. Então sigam a gente no Instagram. A gente também vai mandar e-mail lembrando todo mundo. Uhum. Só concluindo, então, além da possibilidade de comprar os bilhetes de forma antecipada, no site do Museu de Medici vocês encontram também uma série de videoaulas, de videoaulas a respeito. E logo a gente vai ter uma outra novidade que a Babi vai trazer para a gente, também sem spoiler. Sim. A gente vai falar bastante disso, né, Babi, em breve? Sim, vamos fazer uma outra live juntos sobre isso. Babi, eu queria te agradecer porque a tua contribuição, fala assim em português? Contribuição. Contribuição para a cidade de Florença é muito grande. Obrigada. Assim, você espalha o nome de Florença, a marca Florentina no Brasil, mas no mundo no geral, para todos os que falam português. Então, o teu trabalho é maravilhoso, de verdade. Obrigada, Ale. Obrigada. Me sinto veramente honrada, davvero. Sei una fiorentina. Yeah. Di coração, con certezza. Queria agradecer, ringrazio l'invito per partecipare alla live. Veramente è stata molto piacevole di stare con tutti voi. E vou falar em português para todo mundo entender. Deixo aqui o meu convite para vocês, quando estiverem em Florença, virem visitar o Museu de Medici. Antes de ter todo esse problema da pandemia, eles organizavam aperitivos, seratas speciali com música, com aperitivo, que eu espero que volte, porque era muito interessante. Eu participei de alguma delas. E tirando isso, também tem aqui muito para a gente aprender sobre a família Medici. Grazie, Darius, pela organização dessa live. Vou falar uma coisa aqui que ninguém me escute, vou falar até em português para os fiorentinos não me escutarem. Eu vejo lives do Museu do Uffizi, não é bem organizada que nem essa aqui não, hein? Mandou bem. Diciamolo a Samuele. Verão? Samuele, siamo stati molto organizzati, ha detto la Babi, anche più di altri musei, non diciamo nomi. Non diciamo i nomi, ok, no. In italiano non diciamo le altre live degli altri musei. Grazie a voi, grazie Samuele, grazie, ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità.
Ci vediamo grazie. Prossimamente. Grazie Samuele, davvero è stato un piacere incredibile, mi sono divertito tanto, non vedo l'ora della prossima puntata. E grazie a tutti gli amici. Obrigada a todos pela presença. Todos os amigos e amigas de Itálica que estiveram com a gente sábado de manhã, é só para os fortes, é só para quem ama cultura, é algo importantíssimo, né? Cada vez mais. Tamo juntos. Ciao ragazzi. Ciao, alla prossima. Buon fine settimana. Ciao, grazie mille.